Cioè, sarò pronta per partire a Bologna e adesso praticamente ci dirigiamo in aeroporto. Sono un po' agitata perché partirò da sola. Matte, saluta che non ti hanno visto nell'ultimo vlog Ciao! e si sono un po' preoccupati. Già, come sono preoccupato? Questo è il trucco di oggi. So che non me ne frega niente, però mi piace particolarmente. Cioè, la mia paura, ragazzi, volete sapere qual è? Ho paura che non ci sia il phone in quella casa dove devo andare. Quella sì che è una paura. Perché, ovviamente, se mi devo lavare i capelli, mi serve il phone. Il phone, non è che vi porto il phone enorme in valigia. Buongiorno, Coco. Buongiorno anche a te. Ciao. Allora, saluta tutti i nostri amici. Avete visto il riassunto, tipo del riassunto, del riassunto, del riassunto del mio viaggio? Perché giuro che non è assolutamente stato così corto, così breve. Tipo questo andito mi fa paura, vabbè. Allora, io sono arrivata nell'appartamento. È stato affittato per questa cosa del Cosmo Prof e vi faccio vedere ora che bello che è. Questa è l'entrata, quindi questa è la porta d'entrata. Quindi questa è l'entrata, si presenta così, qua c'è bellissimo mobile con questo specchio e qua c'è il soggiorno, salone, con questa colonna molto bella in mezzo e si presenta con questo tavolo qua, si presenta così, con da questa parte questo andito che è l'andito dei padroni di casa, quindi non utilizzerò io, utilizzerò l'andito degli ospiti. Questo è il soggiorno, molto molto bello. Un bellissimo terrazzo. Qua c'è la cucina molto molto bella, anche questa molto moderna. Qua c'è la TV, infatti mi sto guardando amici. E qua c'è appunto l'anditino degli ospiti, quindi si entra. Questo è il bagno degli ospiti. Doccetta. Sanitari vari e questa è la mia camera, quindi come si accenderà la luce e pisciallala, ok. Questo è il mio letto, la mia valigia e il mio armadio e uno specchio. Tin, armi, posso stare tranquilla. Questa luce si può anche accendere, è in modalità leggero o forte, molto molto carina. L'unica cosa che non mi piace di questa casa è che non posso chiudere la tapparella, cioè la serranda, la tapparella di questa finestra, quindi c'è stanotte dormo con la finestra aperta e diciamo che non è il massimo per me, cioè nel senso avrei voluto chiudere. La ragazza mi ha detto che ci dovrebbe essere un gatto, quindi tipo se appare da un momento all'altro un gatto non mi devo spaventare, cosa tipo per me è impossibile, ma ci provo. Perché, non perché ho paura dei gatti, ma perché tipo, non lo so, potrei spaventarmi, boh, oppure no. Allora, adesso mi sa che praticamente tolgo il computer dalla valigia, lo metto sul tavolo, così nel frattempo che mi guardo amici, mi sto anche montando il vlog. Vediamo adesso. Ragazzi, devo festeggiare perché la casa è figa. Siete pronti? Festeggiate insieme a me. 3, 2, 1, via. Sto
che ho paura, tipo che non lo so. Non so, tipo arrivi qualcuno. Ve lo immaginate? Arriva qualcuno e mi fa: guarda, ti abbiamo visto ballare, forse è meglio che eviti. Vedete, queste sono le foto della famiglia. Sembrano molto carini. Credo che questo sia il matrimonio. Mi sto facendo i cacchi di questa famiglia, ragazzi, sappiate. Chi sta ballando? Sta ballando e c'è Alessandra Celentano che lo guarda così nella poltrona. Bene. Comunque qua vedo codici civili, quindi questo è sicuramente un avvocato. E... è molto bravo questo ballerino. Molto stile Andreas. Cioè, ragazzi, epico. Oh no! Ragazzi, io ho bisogno di vedere il gatto, perché sono sicura che mi viene un infarto se non lo vedo ora. Gatto? No. Questo è bandito di padrone. Se tipo io ho fame, no? Posso aprirlo al frigo? Dovrei vedermi con... Arianna, 141 Ari, gli ho detto che veniva a Bologna e abbiamo deciso di cenare insieme, e quindi sperando di cavarmela, però ovviamente mi muovo sempre con i taxi, non mi interessa, perché come faccio, ragazzi? Cioè, non funziona con la metro come a Londra, cioè. E domani Cosmo Prof, la cosa che mi tiene un attimo in tranquillità è che domani sono il Cosmo Prof. Elodie, a me Elodie, raga, non piace. Proprio, cioè, sta qua. Non mi piace neanche, proprio come canta. Lei è molto carina, ma non mi piace come... Sta suonando. Ma è troppo debole tecnicamente, raga. Non potete dirmi di no. Boh. Non mi dice niente, solo a me. Ditemi nei commenti se a voi Elodie piace. Di amici, eh. Allora, ragazzi, ciao. Questo è un cappellino perché ho freddo in testa. Stupendo. Allora, siamo per mangiare la pizza. Guardate, da notare. Guardate, fantastico. Alla sentina bene. quindi noi ce la gustiamo perché sinceramente stiamo morendo di fame. Siamo super affamate. Ciao. Noi siamo le youtuber che si differenziano. Lasciamo perdere. Dopo aver sparlato male di noi. No, non è vero, non è vero. Non è vero. No. Abbiamo parlato, chiacchierato. Una buonissima. Un bambino, no, di no, bambino. Allora, devi... oh mio Dio, della Palma. Fai vedere. Tutta la macchina. Non mi ricordo. Ah sì, il bambino. Allora, ha preso questa cosa di... C'era una famiglia. Diciamo soggetto, verbo, predicato. Allora, c'era una famiglia con questo bambino che in mano aveva questa specie di bracciale in legno. Molto grande, come ha detto, da più bracciale, molto grande. Molto grosso, ok. Quindi, sapete quei giochi... Non so come spiegarvelo. Ah, ho capito, quelli dei cerchi che lo infili dentro la cosa. Tipo dentro il birillo, no? Non il birillo, il cono. Per far cioè, il bambino deve tirare... Vabbè, lascia perdere. Un tutorial, cioè... Perché c'è gente che canta? Okay. Comunque è bellissimo, ragazzi, c'è, cioè, bellissimo. Fai vedere che bella Bologna. Bellissimo, la mia città, no, ragazzi, veramente bella. L'ultima volta che sono stata qua, ve l'ho già detto, per il concerto di Justin Bieber, ma no, top, dai, era stato... Io mi siedo qui. È stato top. Ah sì, che carino. Stavo dicendo, questo bambino sbatteva questo bracciale nel tavolo. Ragazzi, c'è... Cioè, sembrava di stare in cantiere, ok? Dun dun dun. E io mi volevo godere la pizza, ma ce ne stiamo praticamente già andando. Sì, subito ce ne siamo andate via, perché quindi detto anche no. La digestione la facciamo sotto i portici. Guarda, esatto, di Bologna. Di Bologna, bellissimo. Dove andiamo a vedere perché c'è la musica, chissà. Dai, camminiamo. Così digeriamo, no? E facciamo il routine. A dopo. Allora, siamo ferme in questo baretto. Baretto, che è una bella. Ci stiamo prendendo, io mi prendo acqua perché ho tipo molto a sete. Beh, per me grazie. Faccio un abbraccio.
se va bene il vlog da qui. Questa è l'acqua, ragazzi. Ok. Cingì, ragazze. Ah, tra poco torno a casa perché devo guardarmi. C'è posta per te, non è vero? Devo tornare perché ho paura, perché sono da sola. Le chiavi, e poi col gatto. Allora, ragazzi, io vivo col gatto. No, no, non l'ho ancora filmato. È apparso un gatto che ha cominciato a strusciarsi nella gamba, mi ha lasciato tutti i peli. Ok. E niente, quindi torno a casa e mi guardo, c'è posta per te. Perché adesso sono Chiara strana? Oddio, la bocca, la bocca. Ciao, vale. Io sono Ari. E io sono Dani. E ho deciso di farmi i capelli neri e io più. Ok, ragazze, sono entrata a casa. Nell'appartamento, ragazzi, sono tornata a casa. Ho passato veramente una bellissima serata con Arianna 141 Ari, per chi non sapesse ovviamente chi è, ma dubito. Ho passato veramente una bellissima serata. Abbiamo riso come poche volte, come poche volte mi succede. Veramente ne avevo bisogno di questa serata. Grazie ancora, Ari. Ti mando un bacio, spero veramente di vederci di nuovo, perché non lo so, è passata veramente una bellissima serata, davvero. È bello quando oltre YouTube si creano comunque delle amicizie, però pure, cioè, veramente carine come amicizie, non interessose per forza a delle cose che riguardano YouTube, perché veramente così mi fa solo schifo. Ora vi faccio, sto guardando, c'è posta per te. Sono in pigiama e vi faccio conoscere il mio amico Chichino. È bellissimo. Io non ho gatti e non so neanche cosa si prova ad avere un gatto, ma veramente, ragazzi, cioè veramente coccolona o coccolona, non so, ma indipendentemente dal cesso l'ho chiamato Fluffy, perché è veramente fluffoso, morbidoso e marshmalloso. Lui con le zampine viene lì un po' a tenermi, un po' mi graffia, no? Ma non è un graffiare per farmi male, è un graffiare come per dire accarezzami, ti tengo forte, no? Credo. Perché lui mi chiede proprio le carezze, cioè mi chiama, ragazzi, cioè mi è conosciuto oggi, vedi, toglierti la confidenza. Quanto sei bello. Ma perché mi avete cambiato le tagliatelle? Adesso calmati. Io poi sono per la tradizione. Fidati di me. Trova. Più ruvide. Micio. Mi manca Cocco in questi momenti. Però è veramente interessato. Guardate com'è attento. Come vuole la Aiuto, ragazzi. Comunque, ho appena visto, cioè stavo guardando una delle storie di C'è Posta e tipo è successo un casino, tipo Maria, non so, le è venuto la sindrome leader, tipo paladina della giustizia, stile Sailor Moon, e tipo ha difeso questa ragazza. Beh, non ho capito niente della storia perché tipo sono tornata ora, quindi non ho seguito bene, non so cosa è successo, però tipo, oh mio Dio, ragazzi, cioè ho visto Maria in preda al panico. Ok, sono qui sul letto che mando il vlog, vi mando la buonanotte, ci vediamo domani e niente, primo giorno andato, buonanotte.